Ciao, terza parte del video dedicato in questo caso a come stare sullo swing, a come avere un buon tiro, un buon groove nel mantenere, nel lavorare sullo swing. Nello swing è simile a quello del funky, perché poi in realtà il funky prende molto l'ispirazione dallo swing. Swing significa lavorare sviluppando anche lì il 2 e il 4. La grossa differenza tra lo swing e il funky è che il funky di base ha le quartine, cioè ha dei sedicesimi. Ta 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 ta, quindi 1, 2, 3, 4, ta 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 ta
three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One. Questo è tipico del funky. Nello swing il tutto, la base è tendenzialmente terzinata. One, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three. In realtà anche lì cambia a variare del tempo, ma diciamo la base è terzinata. One, two, three, one, two, three, un, due, tre, un, due, tre. E gli accenti sono sempre sul 2 sul 4. One, two, three, four. One, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two. In fase di studio, cioè quando accompagni, fai walking o quando ti abitui a leggere temi, a imparare temi da fare al pianoforte, alla chitarra, conviene proprio pensare 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, come nel funky, con la differenza che qui è la base terzinata. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 2. Mentre nel funky era con la quartina. Pa 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 pa, one, two, three, four. E qui c'è un esempio. Adesso ti faccio vedere un esempio di swing, cioè battendo il 2 e il 4.